Eccoci qua, grazie, in bocca al lupo allora ai nostri amici di Linea Verde. Caro professor Colasanti, buongiorno, buongiorno in questo buongiorno. Venerdì e con un nuovo libro, un libro importante da presentare. Presentiamo un libro importante. Prima di presentare questo grande ospite che è un vanto della cultura italiana, che si chiama Nuccio Ordine, ma è grandissimo. Ma lo presentiamo dopo. Lo presentiamo dopo. Tutte le cose che dico verranno dopo, ma che dirige le opere complete di Giordano Bruno per le Belle Lettere. Le Belle Lettere sono una cosa fondamentale nella cultura editoriale francese e europea, che insegna a Cosenza, ma lo diremo dopo, non adesso. Diciamo tutto dopo. Adesso diciamo una cosa che più importante rispetto a questo libro, che ha per titolo Contro il Vangelo Armato. Allora, dico una cosa per scherzo ma molto seria. Tu chiama quattro amici a casa, li fai mangiare, vuoi farli litigare? C'è solo un sistema: farli parlare di Dio. Purtroppo quando noi parliamo di Dio, litighiamo. Allora, il libro molto bello di Nuccio Ordine, Contro il Vangelo Armato, dedicato a Giordano Bruno, che è una figura a cavalieri di 5 e 600. Se noi potremmo stare 6 minuti senza mostrare chi è Nuccio Ordine. Noi vogliamo far vedere Nuccio Ordine. Eccolo qua. Allora, buongiorno professore, buongiorno. Ben arrivato. Grazie. Ci scusi, ma noi, i nostri teatrini, sono sempre così. Sono all'improvvisata. Lei, professore di teoria della letteratura all'Università della Calabria, nonché scrittore proprio di questo libro di cui stava parlando Arnaldo Colasanti. Contro il Vangelo Armato. Allora. Certo che, caro Arnaldo e caro professore, Vangelo e Armato sono due parole che vanno un po' in contrapposizione fra di loro. Dovrebbe essere così, perché in effetti il libro di Bruno non fa altro che mettere in rilievo il fatto che la religione debba religare, quindi sia Giordano Bruno che Ronsard, nel momento in cui le guerre di religione sono scoppiate in Francia, non fanno altro che dirci: attenzione, i fanatismi religiosi distruggono la società civile, distruggono la filosofia, distruggono la conoscenza. Quindi questo libro è un libro dove si ricostruisce per l'appunto un dibattito nell'Europa del Cinquecento contro qualsiasi forma di fanatismo religioso. Ed è importante questo elemento, a mio avviso, perché in questo momento l'attenzione per Bruno nel mondo è straordinaria. Grazie a un'iniziativa attivata dall'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, il cui presidente Gerardo Marotta si è dato tantissimo da fare, stiamo promuovendo le traduzioni di Bruno in tutto il mondo, in cinese, giapponese e francese, e tra l'altro il 10 novembre avremo una tavola rotonda a Napoli, a Palazzo Sera di Cassano, su questo tema. Questo uomo è uno che viaggia, che gira, I suoi libri sono tradotti appunto in giapponese, in cinese, forse abbiamo anche una grafica che potrà mostrare queste traduzioni. È un personaggio veramente interessante, Nuccio Ordine, ma che il fanatismo possa distruggere la cultura e possa distruggere persino la politica, questo spiega anche il fatto perché oggi stesso alla Camera dei Deputati sarà affrontato questo libro, perché questo sarà presentato da vari importantissimi filosofi e politici italiani, ma è importante che questo libro sappia raccontare una cosa che interessa a noi tutti, sempre contro il fanatismo, perché la cultura dell'apertura è una cultura della profondità, il fanatismo una cultura schematica, immobile, in definitiva stupida. Questo è il vero problema. Assolutamente. Il fanatico cosa fa? Vuole imporre la sua verità che crede assoluta agli altri, e lo fa con la violenza, ma per il bene dell'umanità. Questo è il paradosso. Ora, è normale che rileggendo le cose di Giordano Bruno ci rendiamo conto invece come Bruno apra il discorso, perché il fanatismo, attenzione, non è solo e soltanto un fanatismo violento, c'è anche un fanatismo delle idee. Quando i libri sacri diventano il luogo dove si cercano le risposte ai grandi quesiti della natura, è una forma di fanatismo. Se io voglio sapere di cosa è fatta la natura, non leggo la Bibbia o il Corano, leggo la natura stessa. E ancora oggi il tema del rapporto tra teologia da una parte e scienza dall'altra è un tema tutto aperto. C'è molto spesso. È per questo che Giordano Bruno e lo studio di Giordano Bruno è ancora così attuale. È stato anche un grande studioso conosciuto all'estero a livello internazionale per i suoi studi su Giordano Bruno. E allora faccio a te una domanda. Campo dei Fiori, Roma, ci sei stata qualche volta, no? Certo. C'è una statua. Perché c'è una statua? La statua di Giordano Bruno. Che è successo intorno al 600? Giordano Bruno viene bruciato dalla Chiesa proprio perché sosteneva il sistema copernicano.
La Chiesa diceva, non è vero, la Terra è al centro dell'universo, mentre Bruno, sostenendo le tesi di Copernico, diceva, non è vero, è il Sole al centro dell'universo, il nostro sistema è, vittima è un sistema, è vittima di questo. Ma ancora oggi noi abbiamo problemi di questo tipo quando si cercano risposte scientifiche dentro i testi sacri. Noi ringraziamo Nuccio Ordine, allora ricordiamo il libro Contro il Vangelo Armato, Giordano Bruno. Grazie infinite, caro professore. Grazie. Continui così perché davvero è straordinario. Io starei ascoltando per ore, professore. No, per ore no. Una volta sentiva Arnaldo, me. Non una sei volta più sentiva, il professore. Adesso sente soltanto Ordine. Caro professore, ormai lo chiamiamo Arnaldo, non lo chiamiamo più professore. I giovani studenti possono trovare oggi un insegnamento importante dentro questi libri, cioè che se uno vuole conquistare la conoscenza deve lavorare, e Bruno ci insegna che senza lavoro, senza fatica, senza la conoscenza studio. Non si conquista, e le nuove riforme invece hanno stravolto questa logica dove le pedagogie edonistiche dicono si può conoscere senza fatica, ma è sbagliato. Senza fatica non si va da nessuna parte. Caro professore, grazie. Grazie a te, grazie. Arnaldo, dammi un bacio. Ecco, grazie. Buon fine settimana al nostro Arnaldo Colasanti, e adesso ci spostiamo per la Lotteria Italia.